When you retired and appointed as Archbishop in Loreto Church, how is your experience, you know, as a prelate there from so many years, your experience with the Mama Mary there? Innanzitutto le dirò che io sono stato ordinato sacerdote a Venezia nella grande Basilica di Santa Maria della Salute. Sì. Che non è solo la salute del corpo, sì, ma dello spirito, ecco. E sempre ho l'impressione di vedere quell'occhio materno della Madonna che mi guarda, ah, sì, e mi incoraggia, dice: non perderti d'animo. Dirò anche che Papa Giovanni è stato ordinato sacerdote a Santa Maria in Monte Santo, Piazza del Popolo a Roma, il 10 agosto 1904, sotto lo sguardo della Madonna del Carmelo. Sì. Sono stato vescovo nell'Abruzzo e devo dire, ho trovato un popolo, come in genere tutto il popolo italiano e tutti i buoni cristiani, ma insomma, tenerezze verso la Madre Celeste, sapendo che se lei ha tenuto in braccio Gesù, può tenere in braccio anche me. Sì. Sono andato a Loreto. Ricordo la consegna che mi ha dato Paolo VI. Sì. Facciamo anche di Loreto una nuova Lourdes, dove veramente si vada ad implorare la bontà, la santità. Poi, se Dio vuole, anche qualche segno miracoloso che ci incoraggi a procedere. Ho un ricordo straordinario di Loreto. Ogni mattina io dico l'angelo prima che suonino, perché lo dico in genere verso le 4:30, 5, ma sempre sento l'eco della campana che dall'alto del colle Lauretano diffonde quello che è il più grande evento della storia, sì, l'incarnazione. Mi sono sempre premurato di dire: il Papa mi ha mandato in un santuario che non è nato su un miracolo, un'apparizione, no, su un mistero di nostra santa fede, verbum caro factum est, il verbo si è fatto carne e io sono diventato concittadino, conterraneo di Gesù benedetto, il figlio di Dio. Questo è il grande miracolo che deve accompagnarci tutti. E se mi permettete, io voglio concludere questo nostro incontro così bello. Vorrei abbracciare tutti i filippini e filippine, perché le circostanze di questi anni recenti hanno portato tanti filippini e filippine in Europa e in Italia. Sì. E ogni volta che ho visto un filippino, che si vede anche dal suo volto, no? Sì. Ho sempre provato un senso di rispetto e di tenerezza. Vorrei dire a loro: ricordati, vorrei parlare a un ragazzo, a una ragazza, ai giovani in particolare, ricordati che io in ginocchio ho preso congedo da Papa Giovanni, ho detto: Santo Padre, mi dovete perdonare tutte le manchevolezze che ho fatto, io non ero l'uomo più indicato per voi, meritavate un prete proprio santo, un prete proprio dotto, che avesse altre doti, vi ho dato quello che avevo. Lui era con le mani appoggiate accanto al suo capezzale, ha messo una sua mano sopra le mie e mi ha detto: lascia stare queste cose, Loris, non è il momento. Io ho sopportato i tuoi difetti e tu hai sopportato i miei. E soprattutto, Loris, non ci siamo fermati a raccattare i sassi che da una parte e dall'altra della strada venivano buttati addosso, prenderli per rilanciarli. Non abbiamo fatto questo, abbiamo taciuto, patito, sofferto, perdonato, amato e servito. Papa Giovanni muore come Gesù, Padre perdona. Sì. Per lui non c'erano cattivi, c'erano fratelli e sorelle da incontrare, da illuminare, da compatire e in ogni caso è sempre da amare, perché Dio ama le sue creature. Grazie a voi, grazie.
Napakaganda at napakayaman po ang aming eksperyensya ngayon sa interview dito kay Cardinal Capobila, 98 years old na living witness po kung sino si Santo Papa Giovanni 23rd. Dito po nakikita namin, tama po ang sharing niya, he is a man of peace, a man of wisdom, a man for the poor, at a man of humility. Nakita niya ang Vatican II Council ay talaga po napaka-importante. Pinaniwanag din niya sa atin na ang role ng pamilya ay napaka-importante. Kahit po siya ay galing sa pamilya mahirap, pero naniniwala siya ito po ay masaya. At dahil sa kanyang experience sa kanyang mga trabaho at sa pagtatravel sa buong mundo, naniniwala siya hindi imposible makantam ang peace. Kundi lahat po tayo ay dapat ang faith natin ay lalo maging mayaman at lalo maniwala kay Jesus. Hanggang sa muli dito po sa programa ng Power to Unite with Elvira.